Possono salire sul palco i segretari regionali e provinciali, dove si inizieranno a fare le loro esposizioni. I segretari regionali sono qua, sono chiamati sul palco uno alla volta. Per favore, se potete raccomodare qua per poter iniziare a parlare per i vostri interventi. Fateci sentire il calore della piazza, diciamo tutti. Allora, diamo la parola a Felice Lopresti, segretario regionale della CGIL. Un attimo, eccolo, un applauso. Buongiorno a tutti, grazie di essere in questa piazza a dire no a questa scellerata privatizzazione che questo management di Poste Italiane vuole portare avanti. Chiediamo scusa che siamo un attimo... Hanno fatto di tutto per impedire che questa manifestazione riuscisse sia in Calabria che nel resto d'Italia. Dalle notizie che abbiamo, lo sciopero di oggi ha avuto un grandissimo successo. Nonostante i trucchi che questa azienda ha messo in campo per fare in modo che non andasse a buon fine questa manifestazione, il 60% dei dipendenti postali si è dichiarata scioperante. Hanno precettato circa l'8% delle persone che potevano precettare e lo hanno fatto in maniera anche scorretta. Hanno chiamato a casa le persone per convincerle a non scioperare. In alcuni casi purtroppo ci sono riusciti, perché nonostante nonostante le varie manifestazioni e le varie assemblee che abbiamo fatto in Calabria, qualcuno ancora riesce a farsi abbindolare da questo management. Noi siamo qui oggi e voi siete la nostra forza per dire no a questa ipotesi di vendita di Poste Italiane e a questa ipotesi di consegna di un servizio storico che Poste fa in Italia da centinaia di anni, lo vogliono consegnare alle banche. Noi abbiamo detto no sin dall'inizio, non abbiamo creduto e abbiamo avuto dubbi a questo progetto di rilancio di Poste Italiane, e abbiamo constatato che tutti i progetti di riorganizzazione che loro ci hanno presentato li hanno presentati soltanto sulla carta, per poi farli fallire miseramente, per dire che Poste non può funzionare, per dire che Poste non vale la pena che continua ad essere statale. La vostra presenza e tutto quello che noi facciamo giornalmente per far funzionare questa azienda sta dimostrando che non è così, che Poste Italiane deve essere un'azienda controllata dallo Stato e deve continuare ad essere tale e a servire e a fornire i servizi sociali che da sempre abbiamo dato al popolo italiano. Di conseguenza noi non possiamo abbassare la guardia, non possiamo far scendere la tensione. E dobbiamo continuare ad essere compatti. Siamo qui oggi e in tutta Italia cinque sigle che rappresentano la maggior parte dei lavoratori postali. E ci dispiace che qualcuno abbia preso qualche strada diversa e forse più scellerata di quella aziendale. Noi siamo qui a dire che le Poste
sono le nostre, le Poste sono le vostre soprattutto, noi rappresentiamo voi, noi siamo la vostra voce e più forza ci date più andremo avanti in questa battaglia. Abbiamo fatto arrivare centinaia di messaggi, centinaia di interpellanze parlamentari ai nostri governanti per dire che questo servizio non può scomparire, non può essere dato nelle mani di lobby finanziari, di lobby che tentano di governare il paese e tentano di governare anche noi e vogliono far scomparire la funzione sindacale. Non ci riusciranno e questo soprattutto grazie a voi che siete qui e grazie a tutti coloro che sono rimasti a casa. La parola ai colleghi perché il nostro scopo è quello finale, quello di impedire questa scellerata privatizzazione. Noi siamo qui insieme a voi e vi chiediamo di continuare a supportarci, di continuare a fare quelle che sono le iniziative del rifiuto delle prestazioni straordinarie che continuano fino al 24 di questo mese. Di più dobbiamo fare, di più! Grazie a tutti! Adesso ascolteremo l'intervento di Ester Cicero, segretario regionale FAIP. Popolo postale, alla lotta! Siamo tutti qua per protestare contro gli abusi di questa azienda e di questo governo! Lucio Quattrone del COMSAL, prego. Buongiorno a tutti, scusate ma io ho poca voce come al solito, siamo qua riuniti come hanno detto i colleghi che ci hanno preceduti, perché noi la privatizzazione con Poste Italiane per darla, per regalarla ai privati, alle banche, non glielo permetteremo mai, non è che è finita la manifestazione dello sciopero, abbiamo finito. Noi continueremo a combattere e se per caso a fare altri scioperi, l'azienda deve capire che saremo tutti compatti, non finirà qua, andremo avanti, non gli permetteremo di svendere questa azienda. È questo che proporremo se la piazza vuole, andremo tutti a Roma, intanto c'è uno sciopero in tutta Italia. Se dobbiamo andare a Roma, il problema non esiste, andremo fino a Roma. Non gli permetteremo alle lobby di vincere, assolutamente. Non faremo mai come è successo con altre strutture, tipo la CIP, perché se esiste l'Enel. Ci siano quattro consenze e quattro ditte private. Siamo qua per difendere il posto di lavoro, il futuro dei nostri figli. Noi, in quest'Italia che si dice che sarà la locomotiva d'Europa, abbiamo la disoccupazione al massimo in tutta Europa, la disoccupazione maggiore, non è vero niente che siamo partiti. Assolutamente, sono tutti imbrogli che il governo si racconta e che ci racconta l'azienda. PCL deve rimanere nell'azienda perché
abbiamo un'azienda che loro dicono che è florida con un bilancio attivo, e allora questo bilancio attivo lo devono portare in PCM. E quando faremo le riunioni non permetteremo più all'azienda di fare delle false promesse. Se no saremo di nuovo in piazza una volta, due volte, 10 volte, 100 volte. I posti di lavoro delle coste italiane non si toccano, non sarà mai privatizzata, non lo permetteremo noi, non lo permetterete voi. Grazie. Allora, a questo punto c'è raggiunto il segretario generale dell'SLP CISL Calabria, Paolo Tramonti, a cui diamo la parola. Grazie a tutti voi arrivati da tutte le parti della Calabria, grazie alle federazioni per questa bella manifestazione che non è un punto di arrivo, è un punto di partenza se non avremo risultati, soprattutto in una regione come la Calabria. Il futuro della Calabria è nel lavoro, non lo smantellamento del sistema postale, sia il servizio pubblico. Il futuro della Calabria non può essere negli ammortizzatori sociali. Difendiamo le poste perché stiamo difendendo il futuro nostro, del lavoro e dei nostri figli. Si apra un confronto serio con l'azienda, oggi siamo qui per questo. Un confronto di merito, si ascoltino le ragioni dei lavoratori e dei sindacati. La privatizzazione non può essere la scelta strategica per dare un futuro ad un'azienda che è fondamentale per il Paese, un'azienda che soprattutto in regioni come la Calabria è fondamentale per le aree interne, per le popolazioni più disagiate, per i lavoratori. Questo oggi stiamo mettendo in campo una decisione e un futuro che non può passare unilateralmente da parte delle poste. Al governo diciamo: apra il confronto con il sindacato, apra il confronto con i lavoratori. Il servizio postale deve rimanere un servizio a maggioranza pubblica. Questo è quello che chiediamo oggi ed è per questo che siamo qui. La CISL e le confederazioni sono a fianco delle federazioni e dei lavoratori per dare un futuro ad un'azienda strategica per il Paese, per i lavoratori e per tutta la popolazione calabrese e italiana. Grazie a tutti voi. Adesso passiamo la parola al segretario Daniele Cassini, SLC regionale. Solo pochi momenti e pochi attimi per portarvi il saluto della Confederazione CGIL, perché ha detto bene il collega Tramonti, questa è una battaglia che non può essere esclusiva di una categoria, perché la Poste rappresenta un posto e un'azienda fondamentale, perché quello che voi fate è importantissimo per tutta la cittadinanza, per i pensionati, per i lavoratori, per la cittadinanza tutta, e non è pensabile che lo Stato con questa privatizzazione scellerata abbandoni non solo i lavoratori di Poste Italiane, ma tutti i pensionati, i lavoratori precari che vengono di Poste Italiane e dei lavoratori. La cosa importante, perché Poste Italiane rappresenta uno dei punti cardine in ogni piccolo paese di questa regione maledetta, e voi non dovete mollare, continuate così, Poste va fermate, in bocca al lupo. E adesso, per le conclusioni, fateci sentire il cuore della piazza con un applauso, il segretario regionale dell'SLP CISL Calabria, Enzo Bufali! Le Cassandre che volevano questa piazza vuota, le Cassandre, i nani, le ballerine, i ruffiani che hanno lavorato contro questa manifestazione. Oggi Poste Italiane in un unico plato da Palermo a Milano, in ogni piazza d'Italia, davanti all'Europa, sta manifestando per difendere Poste Italiane, il nostro cuore, che è quello che abbiamo sempre tenuto in questi anni e che abbiamo salvato
contro ogni cosa. E noi oggi abbiamo il dovere di continuare a sperare in quell'azienda che ha prodotto risultati, non un modello che non ci appartiene, non un modello di sistema bancario fallimentare, non un sistema di brokeraggio. Noi siamo Poste, Poste italiane, la posta dei cittadini, la posta della gente. I nostri sacrifici nel corso degli anni non possono andare vanificati da persone prezzolate, da capitali di ventura, da persone che un cuore non ce l'hanno, mentre questa piazza il cuore ce l'ha! Noi lottiamo per la difesa dei nostri posti di lavoro. E quelli che oggi non sono con noi, vorremmo capire cosa li spinge rispetto a un progetto che da qui a poco smantellerà Poste italiane. Il DEF, il documento economico del governo, lo sancisce, 2017 è l'anno della privatizzazione di Poste, se non cambiano le cose. Questa è la verità e voi capite che cosa ne consegue. Ecco perché oggi noi siamo venuti a manifestare e stiamo scioperando anche per quelli che hanno inteso nascondere la testa. Noi lottiamo anche per loro, lottiamo anche per le nostre famiglie, per quelli che ci sono e per quelli che non ci sono, per dare un futuro. Ed ecco perché alle istituzioni, alla politica, noi ci rivolgiamo, alle confederazioni che siano vicine a questa battaglia che è cruciale, che ne va della sopravvivenza di Poste italiane. Da qui a poco noi saremo chiamati a una scelta ben precisa, e quello che sarà il futuro nostro. E noi non vogliamo rinunciare, il futuro senza di noi non si può scrivere, non lo vogliamo fare. Quelli del governo che hanno in testa soltanto poche cose, il ce ne faremo una ragione vuol dire che ci apparterà anche a noi e ci vorremo dall'altra parte se tutto ciò remerà contro di noi, perché noi uniti ce la faremo, ragazzi. Forza ragazzi, non vogliamo, il futuro lo scriviamo insieme. Il futuro è nostro, lo dobbiamo scrivere, che vogliono tutti quelli che ci levano contro. E da questa piazza della Calabria, la grande soddisfazione del grande cuore calabrese contro chi oggi anche all'interno dell'azienda ritiene di non essere un calabrese. E noi ne siamo orgogliosi, perché i calabresi sono qua, in questa piazza, e non altrove. La difendiamo noi, la Calabria siamo noi, la Calabria è il popolo delle Poste, non sono i dirigenti, non sono quelli che vengono da fuori, non sono il mondo di Napoli, siamo noi! Ragazzi, oggi siamo stati insieme per poco, ma ne è valsa la pena. Questo poco che abbiamo costruito insieme, noi lo porteremo insieme a quello di tutti gli altri, perché diventi il volto e perché cambi il corso della storia. E allora ci lasciamo con un unico afflato, un'unione di intenti che ci vedrà sempre vicini, e tutti dovranno fare i conti con noi, con questa piazza, con chi oggi sta lottando in nome e per conto di tutto il popolo delle Poste. Grazie ragazzi, buon ritorno!